Michele Rugo e Roberto Pozzetti, tossicodipendenza e alcolismo oggi. Quale cura per il soggetto? Di Girolamo, editore, del 2010. Questo opuscolo divulgativo di Girolamo, editore, è uno della collezione I ciottoli di Jonas, a cura dell'associazione Jonas, centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi del disagio contemporaneo sono anoressie, bulimie, obesità, depressioni, attacchi di panico, dipendenze patologiche, disagio della famiglia. Queste sono rubricate nel testo. Cambia la connotazione linguistica dei sintomi, ma non hanno altro di nuovo. La depressione era la melancolia, l'obesità c'è sempre stata, l'anoressia, da Antigone Assisi, imperatrice d'Austria. È un cambio di utenza e c'è qualcosa della propaganda del proprio metodo psicoterapeutico. L'isteria, la nevrosi ossessiva, la paranoia, la schizofrenia non producono più clienti, a parte le psicotizzazioni che si rivolgono alle istituzioni, ed è forse questa la ragione della costruzione, no? Della costituzione di una istituzione. I sintomi non più tenuti da una sindrome aprono al delta dei disturbi psichici che nell'ultimo DSM, il manuale diagnostico e statistico dell'Associazione Psichiatrica Americana, è arrivata a 400. In questo opuscolo c'è indistinzione quindi tra psicanalisi, psicoterapia e psichiatria, eppure è ancora la psicanalisi negata o a scartamento molto ridotto che dà le sue lettere di nobiltà al campo psi. Quindi non ci sono contributi teorici analitici, peraltro da non aspettarsi per l'appunto negli opuscoli divulgativi, e non c'è una problematizzazione dell'approccio che potrebbe venire per esempio dal confronto con l'opera di Michel Foucault, in particolare con l'elaborazione del biopotere, intendendo con questo che non c'è una messa in discussione se in parte, per una fascia, quella meno nota, non ci sia anche tutto un controllo sociale dei corpi, oltre che della psiche. Di che cosa si tratta allora in tossicodipendenza e alcolismo oggi? Qual è l'interesse per la lettura? È quello della sociologia dei tossicodipendenti e degli alcolisti oggi. I modi dell'utilizzo delle sostanze sono cambiati, al punto che gli autori, Michele Rugo e Roberto Pozzetti, annunciano che assistiamo all'eclissi del tipico drogato che aveva caratterizzato gli anni 80-90. Sono lontani i tempi della ricerca dei paradisi artificiali a fini introspettivi e di conoscenza profonda di sé. Adesso, diciamo noi, l'inferno è domestico e la stessa tecnoscienza manageriale che presiede alla condotta di ogni aspetto della società, anche dell'economia e della finanza soprattutto, è offerta ai tossicodipendenti e agli alcolisti. Ognuno gestisce managerialmente l'assunzione di sostanze tossiche e ha una vita che si presume, ed è presunta anche dagli autori, normale, nel senso di quasi normale, ma la normalità è un termine statistico, semplicemente, non ancora intellettuale. Per gli autori, nell'epoca contemporanea,
si ricercano le sostanze per scopi ludici, oppure come forma di terapia dell'ansia e della depressione, generate dalle richieste prestazionali della società. Questa è la teoria degli autori. Il consumatore di sostanze inebrianti non chiede subito una cura, in quanto crede di averla già trovata nello stupefacente. Che cosa fa la psicanalisi degli autori? Cerca invece di ricostruire la soggettività dell'individuo e di smascherare la sofferenza dall'uso della droga. Infatti il sottotitolo del libro è «Quale cura per il soggetto?». Il soggetto non c'è in Freud, che impiega una volta sola questo termine e non in modo specifico. Non c'è riforma del soggetto. Il soggetto è il drogato, l'assoggettato, lo schiavo della parola e delle istituzioni sociali. Il presunto soggetto non gode del potere, non abbastanza, il godimento originario gli è proibito e non può che godere con sostituti della vita. Il soggetto è il trigger, il portatore dello psicofarmaco e delle psicodroghe, che sono la stessa cosa. Non è questione di ricostruire la soggettività, ma di dissipare l'assoggettamento alle sostanze come alternative alla vita. Ricostruire la soggettività vale solo a mantenerla nel cerchio magico e ipnotico della tossicità, come la chiama Freud. Ecco perché questo soggetto è per gli autori ancora un malato psichico, e per la stessa ragione è mantenuto l'uso di psicofarmaci, col principio oggi della minima somministrazione possibile, che per non affrontare il principio di sostituzione della vita, che è lo stesso per le droghe che per i farmaci. Punto, bisogna riprenderla tutta. Cancellare tutto e riprendo. Non è questione di ricostruire la soggettività, ma di dissipare l'assoggettamento alle sostanze come alternative alla vita. Ricostruire la soggettività vale solo a mantenerla nel cerchio magico e ipnotico della tossicità, come la chiama Freud. Ecco perché questo soggetto è per gli autori ancora un malato psichico. C'è ancora questa credenza nella malattia mentale, su cui ha tanto scritto lo psichiatra Thomas Sass. E per la stessa ragione è mantenuto l'uso di psicofarmaci, col principio oggi della minima somministrazione possibile, per non affrontare il principio di sostituzione della vita, che è lo stesso per droghe e per farmaci. Dicono infatti gli autori, sarà fondamentale un approccio psicoterapeutico e eventualmente psicofarmacologico. Inoltre, è ancora da annotare che la distinzione tra tossicodipendenze e alcolismo è convenzionale, connotativa. L'alcol viene mantenuto a parte per la posizione di tutto rispetto che ha nell'Occidente. Tra i vari assunti teorici degli autori c'è anche il ritornello del declino della figura paterna, che ha almeno 60 anni, dopo che si spronò la società dei fratelli, la società senza padri. Questo comporta la creazione della guida anche nella figura dello psicopompo, ovvero lo psicoterapeuta, che trova il suo trionfo nella psicoterapia del Terzo Reich. Tolto il padre per instaurare il nome del nome, il nome del padre, questo è Lacan che dice a chiare lettere che il nome del padre
è quello del padre morto, ebbene fioriscono i sostituti del padre, la guida, il conducatore, il guru, il Führer, il duce, il coach, il personal trainer, il prete, il militare, il tutore. Certo, di fronte alla concezione psichiatrica di danno biologico irreversibile prodotto dalle sostanze tossiche, e possiamo dire che irreversibile è anche la cura infinita della psicofarmacologia, che attacca peraltro l'analisi interminabile di Freud, l'approccio psicoterapeutico di Michele Rugo e di Roberto Pozzetti sembra una cura a piccolissime dosi omeopatiche. Si può pretendere di più in intellettualità e in teoria psicanalitica in un opuscolo? Giriamo la domanda agli autori.